Per le amanti del look un po' sofisticato, un po' Kardashian, con le labbra annullate e tutto il make-up sui toni del neutro dorato, bronzo, beige tortora, insomma, tutte queste gamme cromatiche, ecco un tipo, un'ipotesi di make-up che spero possa esservi da spunto per le vostre serate estive. Vi lascio al video, fatemi sempre sapere che cosa ne pensate. Vi auguro una buona giornata. Ciao amiche mie! Trucco per una serata veloce estiva e luminoso, ok? Veloce. L'idratazione già l'ho fatta e faccio una di quelle basi furbe. Nel senso, siete tornate dal mare come me, non siete super abbronzate? Benissimo, ci sono tanti primer che danno l'effetto abbronzante. Oggi mi utilizzo di Freshly, ve lo leggo, se no il mio inglese è sempre quello che è, il Sunrise Radiance Bronzing Serum. Andiamola a vedere insieme, ne mettete poche goccine e questo è 99,9% naturale, quindi se vi volete truccare senza mettere troppi prodotti e sembrare abbronzate e luminose, hanno proprio l'effetto appunto abbronzatura che non avete preso in spiaggia. Eccolo qui, ta ta ta, non macchia ma lascia leggermente l'effetto abbronzante. E poi con il correttore, io a questo punto ho tirato fuori i flash, alcune cose le ho prese. Vado con il correttore a creare soltanto delle compattezze nei punti in cui ho più discromia. Ed essendo il correttore più chiaro, ovviamente, e opaco, vado anche a dare una scolpitura. Al contrario, ad esempio, anche questo qui, se avete problemi di sensibilità degli occhi, e andate sempre su prodotti che possono essere un pochino più naturali. Questo è il 99, mi pare 99,6% di ingredienti naturali. Comunque voi sul sito di Freshly avete sempre attivo il codice sconto MariannaET che vi sconta tutto del 25%. Non sto perdendo tempo, ma sto facendo addensare leggermente il prodotto, perché se voi mettete il correttore e lo lasciate addensare qualche secondo, si rapprende con l'aria e quando andate a sfumare il tutto, lascio concentrato nei punti che mi occorrono, avrà una copertura quel filino più alta, quindi sarà leggermente più coprente. Lo so, adesso così sembro tipo un indiano, ma sfumo per bene qui allargo verso la tempia di modo qui dare un effetto liftante. E se volete, poi prendiamo un pennello, facciamo le cose fatte meglio, l'altra parte la vado a sfumare così. Con un pennellino. Ah, questo pennello, me l'avete segnalato anche voi, ce ne sono tre su Neve. Questi tre pennelli rientrano nella promo che Neve sta facendo in questi giorni, vale a dire, siccome hanno chiuso per ferie, hanno messo degli sconti molto alti. C'è una sezione dedicata al 30% che è ulteriormente scontabile del 10% con il codice Marianna10. Quindi, se non avete fretta, perché ora sono chiuse, le spedizioni partiranno da fine mese, potete avere sia lo sconto del 30% sul sito più il 10%. Vi metto sotto il link per andare a vedere la sezione promo. Ora mi sono fatta la mia base leggera, estiva, sembro più abbronzata. Ovviamente devo andare a opacizzare un pochino il tutto. Mi tiro fuori, potrei tirarmi fuori due cose in realtà. Potrei farmi fuori sia questa qui di Neve che rientra quella con tutte le ciprie nella promo. Io mi tiro fuori, visto che non ho messo l'SPF. Mi tiro fuori la cipria magica di Yumi perché ha dentro la protezione solare e quindi, non avendo messo la prima, oggi la metto con un cosmetico. La passo leggera leggera con il pennello e questa la potete passare anche con una spugnetta per un effetto più coprente, però guardate come risulto più colorita e soprattutto molto naturale. O se vi disturba troppo l'effetto perlato che c'è e volete lasciarlo più in trasparenza, andando sopra con un prodotto cipriato, polveroso, ovviamente smorzate l'effetto. E la mia base super rapida l'ho fatta. Tutto il resto del make-up, con cosa me lo vado a fare? A questo punto mi tiro fuori questa, la mia amo, era quella che avevo fatto cadere, che ho ricomprato perché mi piace tantissimo, è la Denona, la Glam Palette, la Face Glam Palette, che ha il viso e gli occhi. Io lo ripeto sempre, voi il tipo di trucco che io faccio, ripetetelo con quello che avete, sia con gamme cromatiche simili che con gamme cromatiche differenti. Io lo replico con questo, voi prendete spunto e se vi piace il prodotto,
vi segno sotto cosa è. Se invece avete già ovviamente i vostri prodotti, fate la cosa in maniera simile. Io Natasha Denona l'ho presa sul sito di Look Fantastic, loro invece spediscono in questi giorni, e sul sito di Look Fantastic invece avete provate sempre a inserire il codice bellezza, perché spesso sconta maggiormente i prodotti. Allora, illumino, tonalizzo con il blush. Però vedete, se prendete un pennello troppo grande, colora molto poco. Questo perché vi spiego sempre che la setola grande e aperta ha un potere di sfumatura maggiore rispetto alla setola più piccola. Ve lo faccio vedere così lo capite meglio. Prendo un pennello che è più concentrato, con una setola più piccola, e la colorazione ovviamente attacca di più. Quindi anche qui io lo vorrei più evidente, però se volete un effetto meno evidente basta che prendete un pennello più ampio. Lo metto anche un po' qua sopra. Questo blush è bellissimo, questo è proprio uno dei miei preferiti dell'estate, perché vi dà questo effetto né troppo arancio, né troppo salmone, né troppo rosa. È un effetto proprio di salute, di freschezza data dal sole. E poi prendo questo illuminante, che è una cosa spaziale. Poi potete metterlo come no, come potete anche mescolarlo insieme, che è estivo, vi illumina tutta questa zona e vi dà l'effetto di rifrangenza della gota. Vado sugli occhi, però che dite, prima faccio le sopracciglia, vabbè no, ce l'ho in mano e vado rapida con questa. Quindi per sempre per farvi vedere quanto è veloce, fino adesso ho fatto tutto chiacchiere annesse in 6 minuti. Allora mi prendo, e lasciatemi almeno, ecco, vedete cadono cose nel frattempo, questi secondi che li sto perdendo, lo so, prendo un pennello a penna. Prendo il colore più scuro, questi di Natasha Denona sono di una pigmentazione che pum, fate così e colorano. Ovviamente togliamo un po' le righine del correttore che avevo passato. E inizio, guardate, proprio basta che lo poggio, a colorare qui nella piega. Coloro qui nella piega senza aver paura di fare macchie, occhiazze. Guardate, Lo posiziono perché questo mi darà proprio la scolpitura della palpebra. È un make up che apre tantissimo. Lo lasciate così. Poi prendete un pennello più ampio, senza niente, e sfumate solo verso l'alto il colore che avete messo. In questo modo cominciate a sagomare la palpebra mobile e a ricreare una piega palpebrale molto più evidente. Aiutatevi anche leggermente con il polpastrello, che in questa fase venga leggermente discromico, non è un problema, ci sta. Prendete poi un altro colore opaco, un pochino più chiaro, con il pennello più largo, e iniziate a sfumare nello stesso punto. Questo andrà a saturare le chiazzette che avete creato e andrà a dare una sfumatura maggiore. Qui sfumiamo bene i bordi. Guardate in questo modo come si inizia a sagomare e a scolpire tutto quanto l'occhio. Ovviamente la stessa cosa dovrei farla anche dall'altra parte. Ora in queste cose live voi vedete anche quanto suda il mio baffo, e se riuscissi a trovare il roll-on che era qui, perché me lo porto sempre dietro, vi faccio vedere cosa faccio in questi casi. Roll-on, aspettate, forse dovrei staccare per cercare il roll-on che non trovo, lo cerco. E poi ovviamente c'hai sotto il naso e non lo vedi, ok. Questa è la pietra vulcanica che assorbe il sebo cutaneo senza che aggiungiate altro. Quindi me lo passo qui. L'avevamo già visto questa. In realtà ne è stata una salvata, e è una salvata anche per gli uomini, perché appunto non apporta trucco. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi mi riprendo l'ombretto scuro. Sagomo, qui vado più veloce, sennò poi mi dite che ci vuole tanto, ma in realtà è perché io chiacchiero. Vedete, non arrivo fino alla parte finale, lascio lo stacco tra questa e questa parte. Sfumo verso su e poi prendo la colorazione un pochino più leggera. Più, sempre opaca vi conviene farla questa cosa, eh? Ora, prendo il colore luminoso con il polpastrello, lo posiziono in questo. Ora questo colore è bellissimo, cioè guardate la luce che fa questo colore, sembra burro, ovviamente è in polvere, però attacca immediatamente, vi dà subito l'effetto di rifrangenza della palpebra. Guardate già il trucco dell'occhio. Per dare una sfumatura maggiore nella parte superiore vado a fare due cose. Mi prendo
l'illuminante con il polpastrello e coloro leggerissimamente sotto l'arcata, perché un punto luce troppo bianco qui sarebbe eccessivo. Poi prendo il blush e con il blush sfumo verso l'alto. Cioè, guardate, fino adesso è stato proprio facile facile e come vedete è super elegante. Poi prendo un pennellino tagliato, prendo sempre il colore scuro, se volete potreste prendere anche quello via di mezzo, mi piace un po' più intenso. Intensifico leggermente qui, ma soltanto sporcando le ciglia, quindi non dovete fare attenzione a fare una riga troppo pulita. Intensifichiamo anche di qua. E poi passo un pochino dello stesso ombretto, o volendo anche più leggero, guardate, vediamo questo qui un pochino più terracotta. Lo passo qui nella parte esterna, sia dentro che fuori. Io vi vorrei far notare una cosa, no? Guardate, ora le sopracciglia ho scelto di colorarle dopo. Quanto il trucco renda meno senza le sopracciglia che incorniciano lo sguardo. Poi prendo questo colore più aranciato, più luminoso e vado invece qui nella prima parte a sfumare l'effetto, perché mi dà comunque una sfumatura e un'ombreggiatura, mi definisce la parte inferiore dello sguardo senza risultare troppo carico. Vedete, io sto anche scendendo proprio su tutto quello che è il gonfiore della palpebra inferiore, palpebra mobile inferiore, perché vi dà un effetto di sfumatura allo sguardo. Prendiamo il mascara, a questo punto avevo tirato quello fuori di Freshly, questo pure è il 99,6% naturale, vecchio in vetro. Prendo, lo passo, passato bene. Allora, per passare il mascara bene, in realtà ci dovreste perdere tipo almeno 30 secondi ad occhio, perché dovete far aderire perfettamente la pasta del mascara a tutte quante le ciglia. A volte vedo passate di mascara fatte proprio al volo, se le ciglia non le lavorate, l'effetto panoramico di apertura non si riuscirà ad ottenere. Dovete proprio andare da sotto, salire verso l'alto, riempire le ciglia e lavorare di punta per bene quelle qui nell'interno e quelle qui nell'esterno. Ora vi faccio prima vedere una cosa, così capite bene quello che intendo quando vi parlo di elementi che fanno la differenza nel trucco. Questo lo metto qui e ne passo poco poco anche qui nella parte esterna. Allora, occhio mascara, occhio senza mascara. Questa è una prima passata, potremmo anche farne un'altra. Però vi faccio vedere anche, facendo il sopracciglio, se ovviamente trovassi la matita al primo colpo, che cosa che non succede, infatti staccherò per cercare la matita, eccomi. Vi faccio vedere disegnando anche il sopracciglio. Passo prima questo gel, questa pomade di NYX che mi sta piacendo tantissimo. Questa lavora al contrario, cioè la passo prima perché appiattisco bene le ciglia. Ci passo anche il dito sopra per farla aderire maggiormente. Aspetto un secondino che si asciuga. Nel frattempo questa la posso passare pure di qua. E vi faccio vedere come un occhio con mascara e sopracciglia sia nettamente diverso e come questo elemento possa fare la differenza. Mentre questo si asciuga, do una veloce seconda passata. Infatti la passata fatta bene deve essere la prima, perché devono essere colorate tutte le ciglia. Se voi fate la prima passata fatta bene, la seconda sarà molto più veloce. Però veramente nella prima almeno 30 secondi ad occhio perdeteceli, perché vi assicuro che farà la differenza. Ok, qua vedete si è addensato, quindi apro. Questo mascara, se cercate un mascara che non diventi rigido durante la giornata, questo non diventa rigido, quindi non lo sentite. Matita per sopracciglia di NYX, coloro un pochino il mio sopracciglio dando una rifinitura più naturale, perché non, con un occhio così secondo me non deve essere troppo evidente il trucco. Quando utilizzate queste pomade prima, vi sembri che la matita colori un po' meno, è perché ha un'aderenza diversa, ma come vedete, se la passate piano piano, colora lo stesso e quando si asciuga il tutto non cola durante la giornata. Vi lascio un effetto più di pelo, più di effetto naturale.
Sapete che a me troppo wild non piacciono, troppo scapigliate, io voglio scapigliate, però così potrebbe essere una via di mezzo. Ditemi se così l'effetto piace anche a voi, ultimamente le sto facendo spesso così. Ecco qua. Differenza dell'occhio con sopracciglio e con mascara, stesso make-up senza, direi tutta un'altra storia. Ora, prima di andarmelo a fare di là, vi faccio anche vedere come sia tutta un'altra storia. Se mettete un altro pochino di correttore sotto, io con la cipria non sono andata proprio lì sotto, e date una leggerissima copertura aggiuntiva andando qui a definire bene lo sguardo, dopo che avete finito di utilizzare tutti quanti i bronzer o gli sculpting del viso, perché vi andrà a dare, questo ve lo dico sempre, una tridimensionalità differente, perché con il chiaro tirerete fuori tutta questa parte in sfumatura. La cosa migliore sarebbe stata prima spruzzare un fixer e poi scusate, un fixer, uno spray, un'acqua termale, fare questa cosa e poi rincipriare. Però guardate la differenza solo con il correttore tra questa parte e questa parte. Direi che ovviamente ora mi passo, aspettate, mi ripasso un velo di cipria a tamponare però. E vado anche a realizzare l'altra parte, questa lasciate, questa concedetemela e poi torno per le labbra. Vi faccio vedere una cosa, mi sono macchiata con il mascara perché capita a tutti. Quando voi utilizzate prodotti e ombretti così borrosi e così pigmentati, se ci andate sopra una volta che si è asciugato, togliete completamente tutto, ok? Quindi non rovinate niente. L'unica accortezza, state attente a non ombreggiare le ciglia. Guardate se lo ripassate alla fine quanto risulta anche più grafico il taglio, perché facendo questo date un'ulteriore definita, cioè rendete la riga, la differenza tra l'ombreggiatura superiore e quella inferiore più evidente. E passiamo alle labbra. Sulle labbra vado con una tinta nude, effetto un po' Kim Kardashian, che è la famosa cannella di Inglot. Rientra nella selezione dei prodotti dedicati a voi, scontati al 50%. Ora, a me le labbra neutre, o meglio, proprio annullate d'estate piacciono molto. Ovviamente dipende se vi piace un effetto più evidente o meno. Così rimane tutto concentrato sull'occhio. Alla fine di tutto prendo un pennello più largo perché mi piace dare poi più colorazione all'incarnato, ma dopo che mi sono resa conto appunto se ci stavamo o meno. E così risulta proprio più. Guardate quanto è dorato, quanto è estivo, quanto è proprio summer makeup. Un pochino ovviamente dai colori della terra. Prendo ancora un po' di illuminante, lo metto qui. E quindi aggiungete finché volete. Se vi piace, a me non tanto, sapete, potete andare anche qui a dare quel punto in più di luminosità, come rinforzare anche qui sotto, per renderlo proprio quasi uno specchio. E fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è piaciuto oppure no. Ah, sapete che cosa ci metto sopra? Aspettate. Prendo anche il Plumper, quello di Astra, che mi sta piacendo. Questo l'ho preso da Bio Boutique Rosa Canina. E sul sito di Bio Boutique, invece, sui prodotti a prezzo pieno, avete sempre il codice sconto del 20% AMICA20. A me piace l'effetto così sulle labbra. Poi, ovviamente, ripeto, se siete amanti delle labbra più colorate, il bello del make-up è che potete personalizzarlo assolutamente come piace a voi. Se voi da qui volete aggiungere, a farlo diventare più sfumato, farlo diventare più intenso, il grande divertimento del make-up è proprio quello che lo potete personalizzare assolutissimamente come volete e aggiungere strada facendo. Quindi non mettete tutto insieme, mettete un po' per volta, perché come volete, come vedete, poi ad aggiungere fate sempre in tempo. Vi auguro una buona giornata anche per oggi, fatemi sapere che ne pensate. Ciao amiche mie!